Eppure credevo di averti perso. Invece no. Io non so più chi sei. Non so dove sei. Eppure ho ancora la certezza di essere tua. Ero convinta che fosse il solito periodo di allontanamento. Ti ho scritto miliardi di lettere e non ho mai ricevuto alcuna risposta. Come puoi farmi questo? Come puoi riempire la mia esistenza delle più orgogliose speranze e promesse e poi sparire nel nulla? Qui non si tratta di questo, non è l'orgoglio di una donna abbandonata a scrivere, ma un cuore lacero e straziato. Sei andato via così, senza darmi la possibilità di replicare, e ora non dovrei nemmeno scriverti. Io non ci credo più. Io non conosco più il tuo nome, non riconosco più le sillabe delle tue parole, ma tu, e invece tu per me eri la speranza che io avevo sepolto. Solo questo. Ti conobbi in un bar di cui non ricordo il nome. Mentre tu, questo lo ricorderai sicuramente. Dialogammo a lungo, ricordi? Davo risposte veloci e distaccate, ma avevi un bel sorriso. Avevo un cappello alla francese, una maglia a righe. Facevo i filtri per le sigarette con la copertina di un libro che detestavo, la cui materia sarebbe divenuta anni dopo l'oggetto della mia tesi di laurea, in lettere classiche. All'epoca poi non avevo nemmeno un lavoro e addirittura avevo cinto a me stessa con mura assai spesse. Nessuno doveva conoscere il mio segreto, nessuno le mie lacrime per la morte di una persona avvenuta tanto tempo fa. Nessuno poteva, ma soprattutto doveva amarmi, eccetto me stessa. E tu cosa volevi? E tu cosa volevi, uomo alto e con le mani lunghe da pianista? Perché dopo il caffè poi non mi hai baciata? Te ne andasti all'improvviso e io a stento ti diedi una fretta stretta di mano e poi corsi via, veloce. Dio sa quanto mi sarei voluto aggirare e quanto avrei voluto che mi inseguissi. Ma questo non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Fui tu in una notte di primavera, fui tu in una fedeltà che ti serbavo pur non concedendomi completamente. E tu ne soffrivi. Poi l'amore tira le sue frecce e non appena fui distante da te, un desiderio puro mi conquistò. Fu allora che io capitolai e dovetti ammetterlo a me stessa. Giulia è crollata miseramente, quanto mi odiavo. Ero proprio pronta a cedermi, proprio quando tu avevi un'idea di me sbagliata, riflesso purtroppo, lo devo ammettere, di quanto io ti avevo indotto a credere. E proprio nel momento in cui volevo regalarti la mia debolezza, tu ti ammalasti. E così continuavo a cedermi nelle notti e nelle mattine di agosto, ma i miei abbracci erano stanchi e teneri, nelle notti afosi rimanevano solo gli orgasmi a tenerci insieme. Io non riuscivo a recuperarti e tu? Io lo vedevo, io lo sapevo, nonostante tutto non riuscivo a guarire. Alternavo nel mio animo momenti di lucidità, in cui ero convinta che tu mi amassi, momenti invece di vacillante follia e dolore, in cui attribuivo il tuo distacco a un cieco egoismo. Io ti amavo, e come ti amavo, mi scolpivo nella tua essenza, eppure non riuscivo ad alzarmi, non smettevo di precipitare in quel baratro di assenza di me stessa. E fu così che smisi di mangiare, fu così che smisi di piangere, mai smisi di piangere. Mi lasciassi il 30 agosto e fu da quel giorno che io iniziai a soffocare. Probabilmente non ho mai sofferto tanto nella mia vita. Arrivai anche a credere che tu fossi morto, ma in quei abbracci dati in alcune ore prestabilite, nei giorni caldi di settembre, tornai a crederci. Sì, perché io ci credo sempre. I conti non potevano essere chiusi, non potevano, non dovevano, io non volevano almeno che fossero chiusi. Non potevi essere morto. Alessandro, perché io ti avrei tenuto in vita? Io ero convinta di questo. Io ti avrei tenuto in vita grazie al mio sentimento. Quanto ero immatura a pensare questo e quanto ero pura. Io ero convinta, pur avendo il mondo contro, che io ti avrei salvato. Io ti avrei salvato. Ti avrei portato a me perché tu eri mio e soprattutto perché quando le tue mani erano nelle tasche dei miei jeans era sempre la cosa più bella del mondo. Io credo e credevo nella forza totalizzante di questo sentimento e ho imparato a credere che delle volte ci si perde. I rapporti umani sono ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno, ciò che ci porta irrimediabilmente a perderci, a dimenticarci di noi stessi. I legami richiedono l'intervento della ragione, però, prima o poi. Essi sono come un volo da un polo ad un altro. Io oggi provo a guardare l'amore non come frutto di un rapporto binario tra l'odio e l'amore. Io oggi provo a vedere l'amore,
semplicemente come il frutto di un processo e di un continuo movimento, come una spirale formata da due corpi che gira sempre, una girale che spira sempre, nella quale delle volte i corpi si muovono organicamente e sinergicamente, altre volte invece ciascuno tende ad allontanarsi, pur non perdendo mai quel punto di contatto. Ecco, vedo l'amore come quel sentimento per il quale riesco a essere perfettamente nell'altro, pure se l'altro è distante. L'amore è proprio di due esseri viventi che mai riescono e mai riusciranno completamente a compenetrarsi, ma ciò nonostante tendono necessariamente a farlo, pur errando. L'amore muove il mondo, perché comporta necessariamente il cambiamento, perché determina l'errore e comporta la sua risoluzione. L'amore è il solo e unico elemento che consente la vita. Non importa verso chi o che cosa, basta che ci sia. Ci sia in questa forma l'errore e la risoluzione. Spero che mi amerai nonostante tutti gli errori, è forse la cosa più reale che si possa dire. Io ora ho ancora quest'idea di amore e non giorni dimentichi di noi stessi, cercavo di affermarla con prepotenza, invano. Lasciavo il cortile dei nostri incontri tra le molte lacrime, promettendo a me stessa che non sarei ritornata. Sì, io cercavo di farmi coraggio, tentavo di convincermi che non era la persona giusta e che effettivamente la vita era breve per sprecarla, così come facevo. Provavo poi ad allontanarti, ricordavo quelle sere terribili di agosto, quando avevamo perso tutte e due il sonno e giacevamo immobili nel letto, cercando di convincere l'altro che Morfeo ci aveva conquistato. Poi volevo ricordare questa cosa, che una sera tra tante, io e tu litigammo, tu mi prendesti il polso, dicesti che dovevamo dormire, che dovevo smettere di piangere e che il giorno seguente avevamo dovuto studiare, sì, perché noi dovevamo sempre studiare. Io mi alzai e ti lasciai l'anello sul tavolo, minacciai di andarmene, cosa che non feci mai. Non lo feci, non mi allontanai mai, neanche durante i litigi per strada. E beh, ricordare questo periodo, io lo guardo col sorriso, con la tenerezza, immaginando due ragazzi di liceo che provano, anche se proprio del liceo non eravamo, che provano per la prima volta l'amore, pur nella sofferenza, pur nell'esagerazione, che avevamo mostrato quando noi avevamo mostrato l'aspetto più terribile dell'uno e dell'altro, pur nelle ansie e nelle irrazionalità totali. Se io non avessi affrontato quel periodo, io oggi non sarei arrivata qui. Mi dicevi, nei tuoi soliti noiosi, melodrammatici ed esagerati toni, che è necessaria la distruzione per creare la pace, mentre io, idealista e donna, sono eraclitea convinta. E ti dico, la dinamica oppositiva rende possibile raffiorare il senso. Quanto ti odiavo, Alessandro. Quando distruggevi tutto il nostro rapporto. Quando con la tua mania di perfezione volevi sempre che le cose stessero al loro posto, dalla tazzina del caffè riposta necessariamente dentro a quel mobile alla mia schiena dritta. Io credevo, sì, lo credevo, che tu volevi distruggere completamente me stessa, la mia indole, il mio carattere, per plasmarmi e così farmi diventare ciò che volevi. Oggi ho capito che lo facevi per il mio bene, oggi solo l'ho capito, ma in realtà fino a quando sei disposta a cambiare, modificando se stessi per un'altra persona? Non c'era possibilità di soluzione in quel periodo. Tu ancora tu le tue rigide posizioni e io nei miei vernistei. La prima volta che parlammo fu finalmente a luglio, d'estate, quando ero in procinto di scappare da te e tu mi invitasti a casa tua. E là, io là smisi di piangere, solo allora. Io te eravamo, quanto è bello, quanto è infantile dirlo. La coppia più bella del mondo, lo siamo sempre stati. Le persone non lo capiscono, né lo capiranno. Mi hanno invitato più volte a desistere, ma io continuavo. Perché? Perché l'amore è duplice, tensione verso se stessi e l'altro. Non c'è amore senza lacrime, senza folli inseguimenti, non c'è amore che sia stasi. L'amore è movimento, è l'amore a 20 anni, è lo sforzo più grande che esista, perché a un tempo devi dare equilibrio a te stesso e all'altro. Ma poi, la verità, io come uno come te non l'avrei mai trovato, per quanto possa essere scontato. Alessandro, tu mi hai fatto sentire per la prima volta piccola, mi hai stretto per la prima volta a te, donandomi protezione, mi hai insegnato l'amore per la parola. Lo ricordo come fosse ieri, tra le mani un libro, il tuo sguardo sognante, i tuoi occhi scuri come la terra, mentre leggevi i tuoi libri.
Io non ho mai visto altro più amante e coraggioso di te nella notte che svolgevi contro te stesso per affermare l'amore per lo scrivere. Non l'ho mai visto. Sì, Alessandro, tu eri di una delicatezza estrema, di una dolcezza straordinaria, immensa, travolgente. Ed io ero con te, sempre. Amare significa lasciarsi travolgere dai sogni dell'altro e farli diventare propri. E tu, invece pensavi che a me non importasse o non importasse poco. Ma io a un certo distacco dovevo mantenerlo. Tu eri così. Te ne andavi spesso, sei sempre andato, te ne sei sempre andato, ma tornavi sempre, dopo 2 ore, dopo 1 giorno, dopo 3 giorni, eri fatto così. Avevi sempre bisogno di ricordare e comprendere te stesso. Tu non lo concedevi a te stesso di perderti mai, eh? Testone, amore mio, io questa cosa non l'ho mai capita e non la capirò mai. Certe volte bisogna accettare le cose così e basta, ma dove sei? Dove sei? È passato troppo tempo, io non ce la faccio più. La mia vita prosegue, puoi essere soddisfatto. Tra le solite lezioni e la preparazione per il concorso. Ma io non posso più chiederti nulla, non posso rivolgermi a te per un aiuto né fare una passeggiata liberatore, né carezzarti i tuoi capellini sotto le coperte d'inverno, o mangiarci le nastrine, te lo ricordi? Non l'abbiamo mai fatto, non deve finire così, perché io devo girare il mondo con te, perché dobbiamo ancora litigare e inseguirci per tutta la città. Perché io voglio che tu mi dica ancora che sono la più bella del mondo e perché io da quando non ci sei non trovo più interesse per nulla. Perché io ti amo ancora, dimmi dove sei. Non mi risponderai, non mi risponderai mai, mai a queste parole. Mai. E allora che faccio? Io le registro. Cercherò tramite una radio locale o tramite YouTube. Io spererò, spero, io spero che queste parole ti arrivano. Questa è la mia speranza. Ti amo, Giulia.